Bentrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. Apriamo parlando di alimentazione: mangiare una piccola bistecca o una fetta di salmone al giorno può far bene al cuore, come se si smettesse di fumare o come se si aumentasse l'attività fisica svolta. Uno studio dell'Università of East Anglia ha infatti scoperto che le persone che mangiano molti alimenti ricchi di proteine hanno maggiori probabilità di beneficiare di una pressione sanguigna più bassa, di uno stato di salute delle arterie migliore, riducendo così in maniera significativa il rischio di infarto e di ictus. Come hanno spiegato i ricercatori, questo effetto dipende dagli aminoacidi, i mattoni delle proteine, che contribuiscono a rafforzare le cellule, i tessuti e i muscoli del nostro corpo. Gli aminoacidi di verdure e legumi, come ad esempio fagioli, lenticchie, broccoli e spinaci, sono associati ad una pressione sanguigna più bassa, mentre gli aminoacidi provenienti dai prodotti lattiero-caseari, come carne e pesce, sono legati a livelli più bassi di rigidità arteriosa. Cambiamo argomento: bere mezzo litro di acqua mezz'ora prima dei pasti principali può aiutare gli adulti obesi a perdere peso. È quanto emerge da una ricerca dell'Università di Birmingham nel Regno Unito. Per arrivare a questa conclusione, gli studiosi hanno reclutato degli adulti obesi da medici di medicina generale, monitorandoli per un periodo di 12 settimane. A ciascuno dei partecipanti è stato offerto un consulto sulla gestione del peso, con degli avvertimenti su come adottare lo stile di vita, migliorare la dieta e il livello di attività fisica. A 41 di loro è stato chiesto di assumere l'acqua prima dei pasti, mentre 43 sono stati invitati ad immaginare di avere la pancia piena prima di mangiare. Coloro a cui è stato chiesto di riempirsi con acqua prima dei pasti hanno perso in media 1,3 kg di più rispetto a coloro che appartenevano al cosiddetto gruppo di controllo. Passiamo ad un'altra notizia: gli adolescenti dark o gotici, vale a dire che fanno parte di quei movimenti in cui si tende a vestirsi di nero, a truccarsi in maniera forte, a sentire musica cupa, hanno un rischio più elevato di soffrire di depressione o autolesionismo. Almeno questo è quanto emerso da uno studio dell'Università di Bristol. I ricercatori hanno esaminato oltre 3.000 adolescenti di 15 anni ed hanno scoperto che i giovani dark hanno maggiori probabilità di soffrire di autolesionismo e depressione. Non solo, hanno anche più probabilità di essere vittima di bullismo. Tuttavia i ricercatori non sono ancora riusciti a spiegare in maniera chiara questo collegamento. Voltiamo ancora pagina: il succo di limone ci protegge dalle infezioni, riducendo la possibilità di contrarre infezioni da norovirus, causa di disturbi gastrointestinali anche gravi. Lo hanno svelato i ricercatori dell'Università di Heidelberg, del German Cancer Research Center e dell'Università di New South Wales in Australia. Il citrato del succo di limone o i disinfettanti contenenti citrato possono cambiare la forma delle proteine esterne del virus, impedendogli così di infettare le cellule. Il norovirus è un virus molto contagioso, costituisce la più frequente causa di gastroenterite acute di origine non batterica, i cui sintomi sono crampi allo stomaco, diarrea, nausea e vomito. Si trasmette per via orale o fecale o tramite le mani o gli alimenti contaminati. Siamo all'ultima notizia: giochi elettronici contro alcune dipendenze. L'abitudine di giocare con il telefonino o tecnologie varie non crea sempre assuefazione, anzi il Tetris, uno dei primissimi scacciapensieri elettronici, può divenire persino uno strumento per curare dipendenze da alcol, caffeina e nicotina. È quanto emerge da un piccolo studio anglo-australiano riportato di recente sulla stampa britannica. Per una settimana 31 studenti con diversi tipi di dipendenza, a cui era stato dato un iPod, sono stati tenuti sotto osservazione. 7 volte al giorno i partecipanti dovevano segnalare se avevano desiderio di bere, fumare e indicare se avevano bevuto alcol o assunto altre sostanze. Successivamente i volontari sono stati invitati a giocare 3 minuti a Tetris quando provavano il desiderio di bere o fumare. Il risultato ha indicato che il gioco riduceva il desiderio di sostanze dipendenza del 14% circa, quasi un quinto.
Siamo in chiusura, Medical News torna domani con una edizione aggiornata. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci sul nostro portale di benessere e salute all'indirizzo web che vedete alle mie spalle. Arrivederci.